Noi tra gli obiettivi che ci eravamo dati era proprio dare a centro l'uomo e la persona. E in questo caso questo si concretizza perché finalmente i bambini o diversamente abili o che abbiano un reddito diciamo, basso possono avere gratuitamente le cure odontoiatriche, quindi per noi è un momento diciamo importante per soprattutto per queste fasce più deboli alle quali noi quasi sempre ci rivolgiamo. E cercheremo di implementare sempre più il servizio, ovviamente i ragazzi in età scolastica avranno questo servizio e noi li assisteremo con i nostri servizi sociali, dando, ovviamente segnalando le famiglie che ne hanno più bisogno. Importante appuntamento oggi nell'aula consiliare del Comune di Belpasso in favore degli studenti e dei soggetti diversamente abili della cittadina etnea bisognosi di cure dentarie. Alla presenza del sindaco Daniele Mott, dell'assessore all'istruzione Fiorella Valadà e del direttore generale dell'ASP etnea, il dottore Maurizio Lanza, è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'amministrazione e il reparto di odontoiatria riabilitativa dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Questa iniziativa nasce con la finalità di realizzare uno screening odontoiatrico presso le scuole comunali in favore di studenti e soggetti diversamente abili e con fragilità psicofisiche. Noi l'abbiamo voluta fortemente, era una struttura prima collocata presso il Vittorio Emanuele e noi siamo stati ben lieti con anche l'ausilio dell'assessorato, la volontà dell'assessorato di portarla nella nostra struttura di Acireale. È una struttura unica, particolare, che ha delle competenze molto specifiche che è quella di saper trattare sotto un profilo odontoiatrico col paziente fragile e quindi hanno sviluppato un know-how e delle conoscenze particolari che consentono di approcciare il malato fragile con grande competenza. È una struttura completa di anestesista che opera in un ambiente molto protetto che è l'ospedale di Acireale e che pertanto è ampiamente suggeribile a tutti quei piccoli pazienti in condizioni di fragilità che vogliono approcciarsi all'odontoiatria e che hanno un problema di odontoiatria e per i quali magari i genitori hanno un timore di portarli dal classico dentista. Ecco, noi siamo assolutamente orgogliosi di questa struttura e siamo contenti di questo protocollo che si unisce anche a tanti altri protocolli perché consente di dare diffusione a queste nostre grandi competenze e soprattutto vogliamo mettere a disposizione su tutto il territorio, quindi non solo nell'area della Cese ma anche in quest'area pedemontana e dare la possibilità a tutte le famiglie i cui piccoli pazienti hanno necessità di queste cure di poter approcciarsi in maniera facile. Spesso le cure dentarie vengono poste in secondo piano dalle famiglie, sia per questioni economiche che per la complessità del quadro clinico generale del soggetto. Il soggetto infatti spesso non si esprime o non sa esprimere un dolore, un disagio o un problema legato ai denti che se tralasciato potrebbe provocare problemi clinici molto seri. In particolare con questo protocollo si mira a fare fronte alle esigenze di tutela della salute orale di numerose famiglie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo dovuto all'attuale congiuntura economica e sociosanitaria. Questo modello di intervento viene attuato dall'unità di odontoiatria speciale e riabilitativa presso il presidio ospedaliero Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Questa è composta da chirurghi, odontoiatri, cardiologi, anestesisti, fisioterapisti, psicologi e personale medico e sanitario ed è stata individuata come un centro di riferimento regionale. Grazie alla collaborazione delle istituzioni, il Comune di Belpasso, la nostra direzione generale, portiamo questo progetto in giro per i comuni della provincia di Catania già da tempo. In che cosa consiste? Tutti i ragazzi che frequentano le scuole dai 6 ai 14 anni e che presentano un problema di tipo di disabilità fisico-psichica, psicofisico-psichiatrica ed sono regolarmente inseriti nelle scuole del Comune di Belpasso verranno sottoposti a una visita odontoiatrica da parte della nostra unità operativa di odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente disabile che opera ad Acireale. La nostra unità operativa si è negli anni specializzata proprio nell'approccio, perché la visita odontoiatrica sarebbe una cosa abbastanza semplice, lo fa la medicina scolastica, ma l'approccio col paziente disabile è diverso, ha bisogno di tempo, di una certa compliance e noi comprendiamo anche la difficoltà che il genitore ha di portare il ragazzo presso di noi, per cui abbiamo cercato sempre con una logica di doctor to patient, cioè la medicina che va verso il paziente, di intercettare le possibili patologie odontoiatriche di questi bambini e ragazzi
presso gli istituti scolastici.